la civiltà industriale sta continuando il suo sviluppo a costi energetici sempre crescenti. Anche lo spettacolo suggestivo della notte, fatto di luci e di colori, ha un suo costo energetico. Così come il benessere che ci offre una casa ben riscaldata nei rigori dell'inverno. Per consentire sia a noi che alle generazioni future di usufruire delle comodità che la civiltà ci propone, è necessario ridurre i consumi energetici sia utilizzando meglio la risorsa petrolio, alla quale il mondo industrializzato ha affidato il soddisfacimento dei suoi fabbisogni di calore, di energia elettrica e di mobilità, sia ricercando nuove fonti energetiche, soprattutto tra quelle forze della natura come l'acqua, il sole, il vento, che hanno il pregio di rinnovarsi. Dobbiamo risparmiare petrolio o gas e un metodo sicuro è quello di produrre contemporaneamente energia elettrica e calore là dove queste energie sono necessarie. Quali sono i principi della cogenerazione, ovvero della produzione combinata di energia elettrica e calore? Per produrre energia meccanica o elettrica con del combustibile, generalmente non si utilizza il calore, anzi lo si disperde e quindi praticamente lo si spreca. Se invece si produce solo calore, non si utilizza la possibilità di produrre anche energia meccanica o elettrica, ed anche questo è uno spreco. Mentre quando si brucia una fonte primaria come il gas o il gasolio, si possono sfruttare tutte e due le proprietà: la capacità di produrre energia meccanica e la capacità di riscaldare. Come l'acqua di una diga, cadendo dall'alto, può muovere le turbine delle centrali elettriche senza perdere la sua capacità di irrigare i campi quando è scesa a valle, così un combustibile può generare energia conservando l'attitudine a riscaldare. Questo modulo, chiamato Totem, è prodotto dalla Fiat, applica i principi della cogenerazione, cioè produce elettricità e nel contempo calore, evitando gli sprechi e consentendo quindi un risparmio di combustibile del 40%. Questo grill, ad esempio, è per le sue dimensioni un grande consumatore di energia, ma grazie a questi tre moduli Totem ha ridotto i suoi consumi. Con soli 18 metri cubi di gas all'ora è in grado di sopperire ai bisogni delle centinaia di persone ospitate giornalmente. Senza il Totem si consumerebbe l'equivalente di 30 metri cubi di gas. Il modulo Totem nasce dalla tecnologia semplice e collaudata dell'automobile e precisamente dall'esperienza del motore Fiat 127 prodotto in migliaia di unità al giorno. Un motore Fiat 127 è stato inserito in questo telaio e la sua capacità di produrre energia viene sfruttata per muovere questo generatore elettrico. Questi che vediamo sono gli scambiatori di calore che completano la struttura del Totem. Infatti, il calore prodotto dal motore Fiat 127, che nell'automobile viene disperso dal radiatore,
Nel totem è raccolto, insieme al calore contenuto nel gas di scarico e a quello assorbito dall'olio di lubrificazione, dagli scambiatori e attraverso un sistema di circuiti idraulici convogliato all'utenza. Con questa scheda il funzionamento del totem viene seguito momento per momento ed ogni anomalia viene messa in evidenza sul quadro di comando. Dopo l'assemblaggio, i moduli vengono collaudati per lunghe ore prima di raggiungere i luoghi dove potranno svolgere contemporaneamente la funzione di caldaia e generatore elettrico, recando alla società un notevole beneficio, considerando che un totem fa risparmiare in un anno l'equivalente di 7-9 tonnellate di petrolio. Se risparmiare è indispensabile, il totem dovrebbe essere già presente negli avveniristici agglomerati proposti dall'ingegneria moderna. Il totem comunque si presenta come soluzione intelligente là dove vi è la necessità di calore e di elettricità, come nei palazzi per abitazione, nelle industrie, negli ospedali, nei centri sportivi, nelle scuole. In questa casa di 6 appartamenti, le due tradizionali caldaie sono state sostituite da due moduli totem che con lo stesso consumo di combustibile, oltre al fabbisogno di calore, producono energia elettrica pari a 4-5 volte il consumo delle abitazioni stesse. Questi 16 moduli totem sono stati installati in un grande complesso industriale, dove la produzione di elettricità avviene in modo autonomo con sistemi tradizionali di turbine a vapore. Qui i 16 totem coprono una parte del fabbisogno elettrico e nel contempo preriscaldano l'acqua che grosse caldaie trasformeranno in vapore con evidenti minori consumi. Anche questa è una soluzione per risparmiare. Le modularità del totem, cioè la possibilità di costruire un impianto con più moduli, è una caratteristica molto importante. Si possono infatti adeguare dimensionalmente gli impianti ai fabbisogni di energia specifici delle diverse utenze. Inoltre, possibili eventuali guasti non intervengono su tutto l'impianto, ma solo su una frazione, consentendo alla parte rimanente di funzionare regolarmente erogando i servizi necessari. È questo un grado di affidabilità superiore a qualsiasi altra installazione di dimensioni paragonabili. Il totem, oltre che con il gas metano e altri combustibili, può essere alimentato da un'energia rinnovabile, il biogas generato dalla fermentazione di qualsiasi rifiuto organico. Grazie al totem, la piccola fattoria tradizionale che vediamo ha raggiunto una completa autonomia energetica. Acqua calda, calore ed elettricità non rappresentano un problema. Lo stallatico viene raccolto in digestori e per accelerare la formazione del biogas viene tenuto alla temperatura più idonea, utilizzando parte del calore prodotto dal totem. Il biogas sprigionato viene a sua volta raccolto in un gasometro, qui molto rudimentale, e il totem trae da qui il carburante. È questo un ciclo chiuso e completo per la produzione e l'utilizzo della bioenergia, nella quale il totem si inserisce, permettendo a questa fattoria di diventare addirittura un'esportatrice di elettricità, poiché quella non utilizzata viene riversata sulla rete di distribuzione che alimenta la vallata. Risparmio e autonomia fanno di questa fattoria un'azienda pilota. Thank you.
L'agricoltura, per restare al passo con i tempi, sta industrializzandosi. Oggi fattorie come questa possono chiamarsi industrie agricole, poiché ricche di strutture altamente meccanizzate. Questa azienda agricola che vediamo ospita 1500 capi di bestiame ed ha strutture che assorbono una notevole quantità di energia che potrebbe invece essere risparmiata grazie all'abbondanza dei rifiuti prodotti. Il biogas ottenibile dal letame di 1500 capi è in grado di far funzionare notte e giorno per tutto l'anno ben 20 totem, con una produzione di 300 kWh pari al fabbisogno di una media industria. Questi dati dimostrano come oggi l'agricoltura, forte consumatrice di energia, possa imboccare la strada per ritrovare la sua perduta autonomia energetica senza ridurre la produttività. Organizzazioni come la FAO ci ricordano che 2 miliardi di persone non hanno l'energia elettrica e che difficilmente, dati gli alti costi di infrastrutture, la potranno avere nell'avvenire. Si tratta di piccole comunità che vivono in aree scarsamente popolate, in condizioni di vita difficili, costantemente in lotta con le forze della natura e prive di qualsiasi ausilio della civiltà. Affidare il progresso di queste genti al petrolio è oggi poco realistico. In questo caso è più che mai necessario utilizzare strutture analoghe al totem di piccole dimensioni che possono funzionare con bioenergia prodotta sul posto, senza bisogno di grosse infrastrutture. È utile ricordare, per esempio, che il totem è in grado di funzionare anche con l'alcol, un biocarburante facilmente ricavabile dalla fermentazione della canna da zucchero, una delle colture primarie di molte parti del terzo mondo. Questa produzione rappresenta una ricchezza incalcolabile perché può significare energia e, grazie al totem, elettricità e calore. In questi paesi del terzo mondo, dove ancora la meccanizzazione è ai primordi, il totem può inoltre attivare forme di tecnologia intermedie e soddisfare nel contempo bisogni elementari come l'informazione, la comunicazione, la conservazione dei cibi, dei medicinali, eccetera. Siamo in Svizzera. In questa centrale vengono depurati i liquami cittadini. Anche qui viene prodotto del biogas che fino ad oggi veniva impiegato per generare con delle caldaie il calore necessario ai processi di fermentazione. Accanto ad esse ed in loro sostituzione è stato installato un totem, al quale presto se ne aggiungeranno altri 4 che copriranno il fabbisogno di calore e di elettricità per l'intera centrale di depurazione. Dai processi di disinquinamento e di trattamento dei rifiuti, la moderna tecnologia deriva 2 forme di utilità: il biogas e i fanghi residui, che sono spesso anche ad elevato potere fertilizzante. Il totem si inserisce in questo e in altri processi come un anello che chiude il ciclo,
rendendoli energeticamente autosufficienti o addirittura eccedenti. La tecnologia dell'automobile, che è tecnologia ormai matura, si ripropone ancora una volta all'attenzione del mondo con nuove forme di applicazione, per soddisfare i bisogni dell'uomo in un mondo sempre più difficile.